quando si parla di Napoli, nell'immaginario collettivo del pescatore è molto facile trovare dei posti di pesca dove andare a bagnare le nostre lenze. Ma parlando di Napoli e parlando di pesca spinning, è davvero difficile riuscire a trovare dei posti ideali per questa tecnica di pesca. Se non hai le conoscenze giuste, se non hai le chiavi giuste, ecco, diventa tutto molto più complicato. Ma io oggi vi porto a conoscere un nuovo amico di Planet Spin. Ciao a tutti. Il suo nome è Terenzio, che scopriremo e conosceremo meglio in questo video, che ci porterà a vedere dei posti interessanti per la pesca spinning. Venite con me in questo video, speriamo di divertirci e di fare anche qualche bella cattura. Andiamo! Che poi la cosa più difficile, Terenzio, non è trovare il posto di pesca, è trovare un posto per parcheggiare. Perché c'è davvero un'impresa tra traffico e gente, turisti. Ma adesso ti porterò a parcheggiare, non ti preoccupare. Ok, ci affidiamo a Terenzio, oggi è il nostro cicerone. Ci siamo quasi. Allora, ce l'abbiamo fatta, Terenzio, abbiamo parcheggiato finalmente. Sì, ce l'abbiamo fatta, adesso ci dirigiamo su uno degli spot di pesca. Sì, allora, il primo spot di oggi è uno dei punti turistici di approdo più noti a Napoli, il famoso Molo Beverello, che tutto il mondo conosce ormai, ma che noi utilizzeremo in una battuta di pesca. Una cosa molto particolare, innovativa. E vediamo quello che succede. Siamo appena arrivati qui, il tempo di parcheggiare pochi metri e cerchiamo di arrivare sullo spot. È il porto principale di Napoli ed è adibito allo scalo degli aliscafi solo per i passeggeri per raggiungere le varie località del golfo. Grazie alla sua posizione centralissima, praticamente di fronte al Maschio Angioino e a poca distanza da Piazza Municipio, è facilmente raggiungibile anche con mezzi pubblici. Poco distante, comunque, vi è un parcheggio a pagamento dove potete sostare la vostra auto. Il fondo di questo spot varia dal metro e mezzo ai 5 metri ed è tipicamente sabbioso, misto fango, con presenza di ostacoli e purtroppo residui di attività antropica. Si pesca principalmente in questa porzione di molo durante le ore diurne, quando possibile. Invece, durante le ore notturne o quando termina il movimento dei traghetti, è possibile anche spostarsi lungo la banchina principale. Le tecniche ideali sono il light spinning e ledging. Tra le prede principali, a seconda delle stagioni, possiamo trovare piccole lecce, sugarelli, sgombri e anche qualche spigola e qualche serra, e a volte anche barracuda e aluzzi, ma difficilmente di buone dimensioni. Per il periodo invernale, invece, è un buono spot per ledging, soprattutto per insidiare seppie e calamari. Allora, primo spot. Facciamo qualche lancio light spinning, quindi esche piccoline, sì. Canne le media, medio leggere, quindi siamo intorno ai 5, 15, massimo 20 grammi. Io sono una 7,21. 7,21, sì, è nel range ideale, sì. Medio. E prede classiche della zona, qualche del periodo. Sugarello, qualche lecciottamio. Quindi qualche piccola taglia. Sì, che ovviamente tutto catch and release, l'importante oggi è scappottare e divertirci. Appunto un piccolo jig minnow. Dovrebbe essere ideale per questa zona, vediamo un po'.
stazione, no, spesso sotto la banchina, stazione massaggio. Poi facciamo qualche lancetto anche sotto la banchina. Piccolo UTT, dire se qualcosa cambia. Provo a fare un cambio di esca mentre Terenzio ha messo un VTD. Io gli metto un piccolo minno siliconico in gomma con testina piombata, piccolo piccolo black minno. Allora, abbiamo optato per un cambio di spot perché dove eravamo prima andavamo un po' stretti, diciamola così, senza andare a senza essere polemici. Nel frattempo ci ha raggiunto per un altro amico, Antonio. Che lo introduciamo anche noi, diciamo, sul Planet Spin in questa pescata, e viene con noi, ci fa compagnia. Facciamo ancora qualche lancio qui. Abbiamo cambiato spot, siamo ai Circolo Canottieri Napoli. E quindi facciamo qui il tramonto e ci godiamo questa bellissima serata di fine estate, inizio autunno, se sì, così si può dire. Dai, andiamo a provare. Ma è bello qua, eh? Questo praticamente collega la scogliera sul lungomare di Mercerlino. Santa Lucia. Per andare un po'. Precisamente, sì. Allora, siamo quasi arrivati sullo spot, no Terenzio? Sì. Raccontaci un po' le caratteristiche di questo spot. Le caratteristiche di questo spot, vabbè, è una scogliera artificiale che si affaccia proprio qua, comunque sul golfo di Napoli. Siamo tra il Molo Beverello e la zona di Santa Lucia. Qualche cattura ce l'ha regalata, un barracuda, sempre qualche lecciotta. Spigola tua di qualche anno. Sì, qua ho fatto una bella spigola. se l'era dimenticata, spigoletta. L'amico Antonio, infatti, qua ci ho fatto una bella spigola, diciamo degna di nota. Sì. E adesso proviamo sì, perché... Cioè, la pesca è così, quasi al tramonto ed è il momento giusto per poterne approfittare, come tu mi insegni, Luigi. No, ma infatti questo dicevo, la pesca è così, no? Uno va con delle convinzioni, però una volta arrivato sul posto, ecco, le condizioni meteo marine, climatiche, ambientali di quella specifica battuta di pesca, certo. Dobbiamo riuscire a interpretarle correttamente per essere maggiormente efficaci in pesca. All'entrata del porto, perché è un bel giro ricorrente. Sì. Devo essere sincero? Sì, vabbè, questo fa parte proprio dell'essere anche spinner, se così si può dire. Il cappotto non ci fa paura. No, però in questo posto qua, devo dire la verità, non c'ero mai stato. Sono adesso contento di esserci, grazie a voi. Ci fa piacere la tua presenza, ovviamente, qua. Andiamo, ragazzi. Soprattutto. Di Molosiglio è racchiuso tra il molo di sopraflutto, lungo circa 220 metri, e la scogliera esterna. È banchinato internamente, dove troviamo un piccolo molo di sottoflutto orientato a forma di S,
All'interno trovano collocazione l'approdo riservato alla Lega Navale Italiana ed il Circolo Canottieri di Napoli. Per la pesca spinning possiamo pescare sul lato esterno, dalla scogliera artificiale. È un ottimo spot, è la punta dove è collocato il faro rosso. Il fondale varia tra i 2 e i 5 metri a portata di lancio e il sottoriva è costellato di piccole rocce e scogli semiaffioranti da considerare per evitare spiacevoli incagli. Le tecniche ideali sono soprattutto il light spinning e lo spinning medio, ma anche l'edging e il light rock fishing sono da considerare. Tra le prede principali, a seconda delle stagioni, possiamo trovare sugarelli, sgombri e pesci di piccola e media taglia. In condizioni meteo marine favorevoli, invece, possiamo tentare la cattura di prede di taglia come serra e anche qualche spigola. Il barracuda invece è una preda che frequenta spesso questo habitat in tutte le condizioni, soprattutto alba, tramonto e di notte possiamo fare il suo incontro. Per il periodo invernale invece è un buono spot per l'edging, soprattutto per insidiare seppie e calamari. Provo a fare qualche lancio con questo piccolo jig, una decina di grammi. Magari siamo fortunati, qualche lecciotta ci viene a salutare. La cosa bella del jig è che ci fa fare tanta distanza. Però da contro, come contro, è molto facile incagliare perché qui ci sono delle scogliere semiaffioranti. E quindi se lasciamo scendere il nostro jig dotato di ancoretta magari l'incaglio è quasi assicurato. Facciamo qualche lancio senza farlo scendere troppo. Vediamo che succede. È quasi il tramonto e io e i miei nuovi amici continuiamo a pescare passando dal lato interno a quello esterno di questo piccolo molo. Ma in questi posti la cattura passa in secondo piano, perché è molto facile restare affascinati da questo straordinario paesaggio. Napoli ti incanta, se la sai guardare da una prospettiva differente. In tanti momenti mi sono sentito come dentro una cartolina, assorto nei miei pensieri. Poi arriva qualcosa che mi ricorda ancora una volta perché ho iniziato a pescare. A pochi metri da un contesto cittadino come questo, il contatto con la natura, con il mare, ci porta un benessere che va oltre ciò che si può spiegare con le parole. Ma la pesca è bella anche per questo. Vai a cercare pesci e invece trovi nuovi amici. E quando meno te l'aspetti, anche una bella cattura, che ripaga ampiamente tutti gli sforzi, le notti insonni, i chilometri percorsi e i soldi spesi per continuare a lanciare e credere sempre che domani sarà un giorno migliore. Allora ragazzi, con Terenzio e con Antonio oggi ecco, è l'occasione di parlare anche di pesca a spinning a Napoli, che dopo il boom degli anni 2000, 90-2000, ecco, è in lento declino proprio perché la problematica principale sono i posti di pesca dove andare. Sì, infatti, perché comunque non ce ne sono tantissimi. Allora, in questa prima battuta che noi facciamo a Napoli, lo spinning a Napoli, parliamo dello spinning in Campania e spinning in mare a Napoli. Abbiamo fatto una veloce pescatina qui al tramonto a Napoli centro, poi magari seguiranno anche degli altri video perché Terenzio è un grande appassionato di light rock fishing, di ultralight e ecco, di tutte quelle tecniche relativamente innovative che comunque permettono anche di divertirci con prede piccole. Quindi in questa occasione ci conosciamo, abbiamo visto un po' i posti a Napoli, poi in condizioni meteomarine promettenti, diverse, favorevoli, diverse. E ecco, con un'attrezzatura adeguata ci sarà anche un video dedicato alle tecniche più light. Perfettamente.
Allora ragazzi, per questo primo appuntamento veloce, ecco, di più era davvero difficile fare qualcosa in più. Ci abbiamo provato, spero che il video vi sia piaciuto. Grazie a Luigi che ci è venuto a trovare. Grazie a voi dell'invito. Grazie a te. Ragazzi, allora io, diciamo, l'obiettivo è conoscere queste persone, migliorare e crescere anche dal punto di vista della socialità, certo, sul posto, non certo, socialità sui social. No, ma è importante. Siete anche questo. Troppo buoni. Scrivete nei commenti se volete altri video con Terenzio e con Antonio. Attivate la campanella. Attivate la campanella, giusto. Ciao ragazzi, grazie ancora e al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao, ragazzi.